Iniziamo con quello che mi è arrivato oggi. Oggi è il giorno di San Valentino, sarebbe il 14 febbraio. Aspettavo anche un altro pacco da parte di Look Fantastic, che ho preso due saponette scrubanti, però non mi è arrivato oggi. Sinceramente, la consegna in teoria è prevista per domani o dopodomani. Ma nel frattempo vi faccio vedere con lo sconto di San Valentino cosa mi sono presa del marchio Yepoda. Allora, tenete conto che da questo marchio io per il momento sto usando la doppia detersione. L'ho utilizzata due volte, sia il balsamo struccante che la mousse. Non mi sbilancio molto perché ritengo che due volte. Sì, mi sono fatta un'opinione che posso dire che rispetto alla doppia detersione di Clio Makeup mi secca meno la pelle, questo è sicuro. Il burro struccante, che ieri ho registrato un video di trucco occhi, per cui molto pesante come make-up, ho visto che me l'ha tolto, però aspettavo un attimino di utilizzarlo anche altre 2-3 volte. Nel frattempo, sul sito di Yepoda sono arrivate le mini taglie, vedete in confronto alla mia mano, di tutti i prodotti presenti in gamma. Per cui, se volete eventualmente solo provare il prodotto senza prendere la full size, che vi resta il dubbio che il prodotto possa piacervi oppure no, adesso si possono provare le mini taglie. Allora, loro le considerano travel size, per cui quei prodotti da mettere in valigia durante i viaggi. Io invece li ho considerati un'ottima occasione per provare altri prodotti del marchio che sinceramente in full size ci avrei pensato un paio di volte prima di acquistare, nel dubbio che la mia pelle non li percepisce, non sapendo come la mia pelle percepisca questo tipo di prodotto. Queste mini taglie che ho preso qui, in media, dopo c'è la differenza di 1 euro in più, 1 euro in meno, comunque in media costano sui 10 euro l'uno, tanto per farvi un'idea di cosa può costare una mini taglia. Ho preso, e a proposito, un'altra cosa, ho preso 5 mini taglie perché per le spese di spedizione. Bisogna spendere 50 euro se non si vogliono spendere le spese di spedizione, per cui per arrivare ad avere le spese di spedizione gratis ho preferito aggiungere un prodotto che lasciarci lì 5 euro per le spese di spedizione. Ho preso un mini burro struccante, vedete quanto è piccolo. Sinceramente, secondo me basta 2-3 volte per struccare il viso, da quello che posso vedere dalla confezione. Poi ho preso il mini siero. Ci sono tre sieri. Io ho uno che è adatto per pelli impure, per cui che ha brufoletti, uno adatto per tutti i tipi di pelle, e uno adatto per pelli un po' più secche. Io ho scelto quello per pelli un po' più secche, per cui lo devo un attimino provare perché ero indecisa tra i due, sia quello per pelli secche, che è quello che ho preso, sia l'altro che è indicato anche per tutti i tipi di pelle, però entrambi mi veniva indicato come prodotto idratante e che va bene per le rughette, per cui mi sono un po' andata a caso e alla fine ho preso questo. Poi di qua ho preso la mini taglia, vedete anche in confronto al mio dito, della crema giorno. Tenete conto che questo marchio per il momento non ha un contorno occhi, per cui io semplicemente, sia con il siero che con la crema, mi avvicino al contorno occhi giusto per idratare anche quella zona. Poi di qua ho preso una mist all'acido ialuronico e alla lavanda. Sono quei prodotti che vanno utilizzati anche come tonico volendo.
Per cui dopo la detersione si può utilizzare questo prodotto come tonico, che infatti c'è scritto qui step 3, perché questi prodotti hanno anche l'indicazione sulla confezione, che se sono indicati per il giorno, per la notte e in che step utilizzarli. Per cui questa qui può essere utilizzata come tonico dopo la doppia detersione oppure durante la giornata per rinfrescare il viso. Per finire, ho preso anche la crema notte. Ero un po' decisa se acquistarlo oppure meno. Alla fine sapete che l'ho preso per non pagare le spese di spedizione, perché viene indicata come una crema ricca, quasi considerata una maschera notte per il viso. Io ho pensato, eventualmente utilizzo poco prodotto e spero che mi vada bene lo stesso. Comunque, questi sono i prodotti di Yepoda. Se non erro, giù in info box trovate anche un mio codice sconto che in teoria dovrebbe essere valido solo per il primo acquisto di qualcosa di questo marchio che viene considerata skincare coreana. Vi faccio vedere poi qui, perché qui in cucina fa freschetto, per cui ho acceso un po' il fuoco. Vi faccio vedere che ho preparato un pezzo di pizza per oggi a mezzogiorno e in più, beh, qui il gorgonzola con il mascarpone. Sto cercando l'altro piatto che è di qua e questi cannelloni con ricotta e asparagi, qualcosa del genere. No, ricotta e spinaci, qualcosa del genere. Comunque, questo sarebbe il pranzo. Nel frattempo, sto anche preparando la cena con questo cotechino. Adesso preparo un attimino sbollentate le patate per il purè. Devo ricordarmi di togliere dal congelatore il broccolo fiolaro, che l'aggiungo a ci aggiungo il cotechino e lo condisco così, che adesso è congelato, ed ecco pronta anche la cena. Oggi pomeriggio, nell'uscita, pensavo di andare a prendere il dolce di San Valentino. Vediamo le pasticcerie che proposte mi fanno. Di qua ho preso il dolcetto di San Valentino. Ho fatto un giro anche alla Famila perché mi mancavano due o tre cose che volevo prendere alla Famila, perché in questo momento mi andava di acquistare i marchi della Famila. Ho speso 50 euro di questa spesuccia, poi potete vedere che il sacchetto è mezzo vuoto. Comunque, ho preso due tazze, le ho prese fatte così. In teoria la commessa mi ha detto che le posso usare anche in microonde, spero bene. E le ho prese perché questa mattina ho rotto una tazza io ne uso sempre due di uguali, e una questa mattina l'ho rotta perché avevo preso in mano il barattolo del miele, ma il coperchio non era chiuso e mi è caduto il vaso del miele sopra la tazza e si è scheggiata. Comunque, ho tentato di sostituirle con queste. Vediamo il mio dubbio più grande è se mi funzionano i microonde, perché quando in microonde le tazze non sono adatte, non si scalda anche il prodotto all'interno, però la tazza scotta, per cui speriamo bene. Poi ho preso questi straccetti di tacchino. Vedete che sono conditi con capperi e pomodori secchi. Poi ho preso peperoni arrosto, che a me piacciono, e per cui ho deciso di prenderli. Una confezione di zucchero di Eridiana Tropical Stevia meno 50 calorie. Il mio solito prosciutto, ho preso questi due. Questo è fiocco di prosciutto e questo dovrebbe essere il prosciutto, quello no, prosciutto arrosto. E beh, qui c'è il giornale, ma come sapete, quando vedrete questo video, questo è già scaduto. Ah, ho preso anche un altro affettato, la mortadella, questa qui di questo marchio Coatti, che
Cuoce anche il classico prosciutto, lo cuoce a bassa temperatura, solamente che questa volta per non prendere il solito prosciutto ho deciso di prendere la mortadella, gianduiotti fondenti. Poi, allora, il motivo per cui sono andata dalla Famir è per questo pepe mix di pepe. Mi piace perché c'ha già il macinino, per cui mi piace questo marchio, mi piace questo pepe, per cui ho voluto riprenderlo. Ho preso anche la panna chef che dall'ultima spesa che voi avrete già visto nel video di questo tipo della scorsa settimana, la panna chef non l'avevo trovata, per cui l'ho trovata oggi. Poi un altro motivo per cui sono andata alla Famila è per prendere le cipolline arrostite. Ne ho presi due barattoli di due marchi diversi. Vi spiego anche il perché. Di queste cipolline, altro marchio naturalmente, le avevo prese anche da Cadoro. Però le avevo trovate un po' mosce, non erano croccanti, mentre queste qui alla Famila, sempre se non hanno cambiato ricetta, le avevo trovate più croccanti, per cui ne ho preso due barattoli alla Famila. Vi apro i due dessert di San Valentino. Questi sono i due dessert di San Valentino. Uno si è suicidato, il bordino qui si è appiccicato da qualche parte e si è un po' rovinato. Comunque c'è questo qui a forma di cuore e questo qui. Adesso non mi ricordo perché mi sembra che mi abbia detto che uno è al cioccolato e uno è ai lamponi. Per cui forse, visto che ci sono già i lamponi qui sopra, forse questo è lampone e questo è più al cioccolato o qualcosa del genere. Comunque. Adesso li rimetto in frigo perché sono già 2 ore che sono in macchina. Allora, eccomi qui per oggi. Sono in direzione di andare a farmi un trattamento viso. Sono già andata al bar a prendermi il caffettino con una fritella. Oggi sarebbe il 15 febbraio. Perché ieri la mia estetista, quella che di solito faccio le ciglia e le sopracciglia, ha messo in promozione un trattamento viso. Al posto di 65 euro lo pago 50. Per cui io ieri mattina, già alle 8 e mezza, le avevo mandato un messaggio via WhatsApp se c'era posto per questo trattamento. E visto che penso, tra virgolette, ad essere stata una delle prime, c'era posto o oggi o venerdì. No, aspetta, non mi ricordo. O oggi, o giovedì alle 5, o venerdì alla mattina alle 11. Comunque, oggi era l'orario giusto, 4 e mezza. Se dura un'oretta, finisco alle 5 e mezza, per cui l'orario giusto per me. Per cui ho tenuto questo orario. E vedremo che risultato riusciamo ad ottenere su questo viso con questo trattamento. Ho preso in mano la videocamera per farmi vedere più da vicino e vediamo dopo il trattamento come sarò. Allora, questa è una confidenza che faccio con voi, nel senso che sapete che questi video del venerdì, a parte i svuota la spesa, pulizio, li ho chiamati anche diario di una vita. Nel senso che ci sono dei cambiamenti che sto mettendo in atto per quanto riguarda sia il canale che nella mia vita, tra virgolette. Adesso vediamo come procede il discorso. Nel senso che partiamo dal presupposto: sì, faccio video, mi piacciono farli, però alla fine della giornata anch'io ho bisogno di vedermi un certo tipo di guadagno. Facendo video con YouTube, vi dico la sincera verità, ora come ora mi prendo 9-10 euro al mese, quando va bene. E per cui potete capire che 10 euro al mese, a parte vi dico un'altra cosa, che ottobre e novembre sono i mesi più pagati. Ottobre e novembre arrivo a 14-15 euro al mese, per cui tenete conto questo. Io dell'anno scorso, del 2022, che ho fatto i video, mi sono presa 80 euro. Per cui fate conto voi che non mi sono presa granché.
Visto la necessità, e spero che mi capiate, di aumentare le mie entrate in fatto di denaro, ho deciso di affidarmi a due, come si possono chiamare? Network marketing, qualcosa del genere. Per cui mi sono affidata a due siti. Un sito si chiama Imperia, che non so se abbiate già visto un video che riguarda i suoi prodotti, perché dico sia dell'Imperia che dell'Avon, che sarebbe l'altra ditta, non so, penso di fare video a parte dei loro prodotti. Praticamente di questa Imperia e di questo Avon vi faccio dei video dei loro prodotti avendo un mio shop online personale, che se voi prendete i prodotti dopo che io ho fatto i video, vi ho fatto vedere qualcosa, se a voi piace qualcosa, cliccando sul link che vi faccio sia nei video che in Instagram, voi prendete qualcosa dal mio shop, per cui anche se dietro ho sempre la ditta, prendete dal mio shop in modo che qualcosa in denaro ritorni anche a me. Ve lo dico chiaro e tondo, cioè anch'io ho bisogno di vedermi un po' più di guadagno, perché mi piace fare video, li faccio volentieri, però alla fine del mese internet lo devo anche pagare. Se vi devo fare un esempio, le saponette che uso per il computer oppure la ricarica del telefono, io spendo 40 euro al mese. Per cui 30 di telefono, 10 e 10 delle due saponette che uso, perché non avevo i giga che mi bastavano. Per cui con quello che faccio attualmente non copro nemmeno la spesa che faccio utilizzando internet. Tirando via quello che spendo sul beauty, perché poi avendolo posso sempre utilizzarlo per uso personale, per uscire se mi va di mettermi un orsetto, un ombretto, quello sì, ci spendo, però riesco anche a pensarla nel modo di poterlo utilizzare anche per un uso personale fuori dagli schermi, dallo schermo di YouTube. Però quello che spendo su internet rimane che lo uso solamente per fare questo tipo di lavoro. Allora ho pensato di provare questa strada, cioè queste due strade, praticamente sia di Imperia, che è un sito che vende un po' di tutto, vende dal cibo alla cosmesi, ai detersivi. Adesso ve la dico così, comunque man mano, o se ho già fatto uscire un video dedicato a questi prodotti che vi faccio vedere, perché personalmente ogni tot acquisto qualcosa da loro e poi io faccio il video, il rillo o la foto o cosa in modo di farvi vedere per me com'è questo prodotto. Lo stesso adesso sto provando con Avon. Avon forse è più conosciuta, perché Avon la sento più nominare, per cui forse è più conosciuta di Imperia. Imperia mi ha un po' attirato perché non è la solita Snap. E vi devo dire che per quanto riguarda la Snap, cioè avevo avuto dei contatti anche con chi lavorava sulla Snap per lo stesso discorso, però non mi ha convinta, perché lì mi hanno chiesto subito un raggiungimento di tot punti in vendite che personalmente mi sono rifiutata di accettare, perché mi sono resa conto che non era troppo quello che chiedevano. E preferisco prenderla più con calma, nel senso che sì, io vi faccio il video, vi faccio vedere il prodotto. Se il prodotto piace, sto parlando di Imperia, ne acquistate uno, due, tre, a me, ma nel senso che mi posso accontentare e anche la ditta sia contenta. Non mi sta col fiato sul collo che il primo mese devo vendere chissà cosa, come mi è stato parlato su Snap, per cui Snap l'ho veramente accantonato per questo motivo. E allora questa è un po' la svolta che sto dando anche per i soldi, ve la dico chiaro e tondo, anche per avere un ritorno in pagamenti, in soldi, che sia più sostanzioso di quello che ottengo facendo i video. Lo so, è partita come una passione, faccio video, vi racconto qualcosa.
però almeno di coprire le spese di internet che ci spendo, così almeno riesco a raggiungere una mia autonomia più importante, anche perché adesso non sto qui a raccontarvi, c'è un discorso che non voglio molto raccontarvi, si riguarda la vita privata, ma vediamo nel tempo come procede, nel senso che, ve la dico alla fine, si presenta anche la necessità di cambiare casa, per cui se riesco ad avere più un introito in questo tipo di lavoro mi va bene, perché potete capire che a 50 anni che mi metto a cercare un lavoro ad ore, a parte l'età che sarebbe difficilissimo trovare, se devo trovare un posto come pulizie, sono negata per le pulizie, ve lo dico chiaro e tondo, faccio fatica a fare anche le mie, che le faccio quando è necessario, oppure delle volte lascio lì perché non ce la faccio, per cui il lavoro di domè, non so come definirlo, no, non mi piace. Non sono quella persona che si adegua a tutti i lavori, giusto o sbagliato che sia. Io, nella mia esperienza, ho lavorato per 15 anni in un maglificio. Ho sopportato per 15 anni il duro lavoro in un maglificio, perché nei maglifici si deve lavorare ogni ora tot capi, ogni minuto un capo fatto. E vi devo dire che non è stata una vita facile. Se lo dovessi fare oggi a 50 anni, vi dico che non lo faccio. Anche sapete che porto gli occhiali, per cui se dovessi stare lì a fissare in continuo gli aghetti o i macchinari che servono nei maglifici, non ce la farei. Per cui ho deciso e vorrei riuscire a realizzare questa soddisfazione di crearmi un ambiente di guadagno sul web, quello che sto facendo tra video, in questo caso collaborazioni con Imperia, Avo, giusto per crearmi qualcosa che mi dia guadagno, ma che allo stesso tempo rispetti la mia natura, che mi lasci libera di gestirmi la situazione, perché attualmente sapete che registro, sapete, forse non lo sapete, ma i video, a parte questa tipologia di video, i video di quelli che vedete al lunedì e al mercoledì sono sempre registrati di mattina. Io di solito alle 7:30-8 mi metto a registrare i video, dopo ogni ora che li edito, ogni ora che si caricano, per cui mi dedico a fare così, però me lo gestisco da sola e mi va bene fare così. Io il pomeriggio so che sono libera di uscire e di farvi queste chiacchiere con questo diario di una vita di questi blog. Per cui sono un po' restia a richiudermi in un lavoro a ore, e forse neanche ce la farei psicologicamente, ve lo dico chiaro e tondo, perché devo un attimino valutare anche un lavoro che se la faccia a gestirlo psicologicamente, perché ok, il bisogno di soldi, ma ho sempre addosso a me l'esperienza che mi sono portata dietro di quei 15 anni in un maglificio, e mi sono veramente bastati. Mi portano a dire: se un lavoro non ce la fa, non si riesce a sopportarlo psicologicamente e fisicamente, arriva il momento di fare dell'altro. E questo è il mio momento di provare a crearmi qualcos'altro qui sul web. Adesso ho perso un po' il filo del discorso, comunque vi ho fatto anche questo racconto di oggi. Ok, adesso guardo che ore che sono, perché ho perso la cognizione del tempo, so solo che sono 10 minuti che chiacchiero e mi preparo per andare dall'estetista. Allora, vi stavo dicendo, cioè volevo un attimino aggiungere qualcosa di tutto il papiro che vi ho fatto prima, che mi sembra di non avervelo detto. Io sì, prendo dei prodotti, ve li faccio vedere in vari video, reel o quello o dove li presento. Penso di fare sia reel che video. Però poi voi, se seguite il link che vi lascio sotto, potete prendere quello che più vi piace, sia dell'Imperia che dell'Avo, anche se ad oggi, in questo momento, l'Avo devo ancora definire altre cose per avere proprio il link da darvi. Per cui vi parlo forse dal futuro o dal presente, non lo so. Comunque, ad oggi, Imperia, già messo a posto tutto e c'ho già il mio link.
mentre Avo lo devo definire domani mattina. Per cui, però comunque questa sarebbe la direzione che sto dando a questo canale per guadagnare un po' di più. Scusate il termine, ma ne ho bisogno anch'io. E per cui volevo dirvi che poi del link che vi lascio, che troverete in info box o sotto i reel o nella bio di Instagram, sono link in cui voi poi decidete qualsiasi prodotto che più vi piaccia. Sapete solo che lo fate attraverso il mio link e date una mano, anche una minima mano, anche a me. Ok, vi ringrazio già da ora se fate qualche piccolo acquisto in questi due siti. Adesso sì, vado a farmi il trattamento viso. Ed eccomi tornata da questo trattamento. Allora, forse la videocamera non lo percepisce, però mi vedo più illuminata, pulita, non so come spiegarvi, per cui mi è piaciuto questo trattamento. Un'ora, pagato 50 euro. Per cui molto molto interessante, mi ha fatto la pulizia, il peeling forse. La pulizia, maschera idratante, maschera boh, ma alla fine questo è il risultato e vi devo dire niente niente male, non ho fatto caso qui alle rughette queste, se sono un po' più distese perché me le ha anche trattate con il massaggi, per cui forse sono un po' più distese da quello che mi vedo io in questo momento, questa parte. Mi sembra che proprio le rughe che ho qui siano più distese. Non so se sia una mia impressione, ma comunque io me le vedo così. Ok, se rido e stringo gli occhi escono, però mi sembra che siano più distese del solito. Ed eccomi al lavoro per preparare la cena. Qualcosa da mettere in congelatore. C'ho in frigo anche il broccolo fiolaro, ma non so se ci riesco questa sera a lessarlo per metterlo in congelatore. Comunque, queste sono le rosoline che sto cucinando in acqua bollente quando sono morbide, sono pronte. Questo è un broccolo che non ha più un granché bell'aspetto, perché ci ho messo un po' d'acqua. Spero di riuscire a cucinarlo. Perché volevo prendere questi wurst, tagliarli a fettine e cucinarli con il broccolo. Sì, il broccolo. Stavo facendo confusione con le due pentole, con questo broccolo. Questa mattina ho voluto fare una colazione assaggiando prodotti nuovi. A parte il mezzo flauto, che l'altro mezzo è di là, ma è per qualcun altro, ho voluto assaggiare questa cioccolata rosa della Dolomitica. La tavoletta si chiama Ruby e vi devo dire che non è niente niente male. Ok, deve un po' piacere il cioccolato bianco perché secondo me ha un sentore di cioccolato bianco, però ci sta come cioccolato da assaggiare. E ho assaggiato anche un'altra cosa, qui ve lo faccio vedere intero. Questo della marchio Vittor, sempre preso da Cadoro, questi cioccolatini che hanno il ripieno così. Io ho preso la versione fondente, c'è anche la versione al latte e vi devo dire che non sono niente, niente male neanche questi. Ecco, tornata dalla manifestazione di oggi, che era la stessa manifestazione che sono andata domenica scorsa, per cui lo stesso posto che avete visto nell'altro vlog, sempre quando riprendo di domenica, solamente che nel vlog precedente, che per me è la domenica prima di questa, abbiamo mangiato dentro nel tendone proprio organizzato dalla sagra, mentre oggi abbiamo mangiato fuori dal tendone non avevano tanto posto a sedere, però ci bastava. E avevano il spiedo che abbiamo preso, la trippa, panini, per cui avevano un po' meno di cibo rispetto
a dove eravamo andati domenica scorsa, per cui sempre il discorso dall'altro vlog, però per noi è bastato così. Vi devo dire che lo spiego però l'ho trovato buono. Una cosa un po' mi è dispiaciuta perché di solito sono abituata a mangiarmi le patatine fritte, invece come avete visto dalla clip avevano fatto questo miscuglio di fagioli e altre verdure. Non era male come gusto, però è proprio quel principio di dire che prendo le patatine fritte alle sagre. Ok, e come la volta scorsa ho acquistato qualcosa. Allora, beh, prima di arrivare a questa manifestazione ci siamo fermati in una pasticceria, abbiamo preso delle mini frittelline di carnevale perché oggi è anche il momento in cui sto registrando questo video, è anche l'ultima domenica di carnevale perché martedì prossimo è proprio la conclusione di carnevale, per cui ne abbiamo approfittato di provare queste frittelline che io le avevo già prese. Perché questa pasticceria dove ci siamo fermati strada facendo andando a questa manifestazione era una pasticceria che nel periodo natalizio aveva fatto era su una delle casette del mercatino di Castelfranco. Il giorno della Befana, se non erro a ricordare, ero andato a farmi un giro e avevo preso le frittelline proprio da questo banchetto e ci erano anche piaciute, per cui, visto che mi ero tenuta le indicazioni, perché avevo preso le frittelle e i crostoli e c'era il bollino con indicato il nome della pasticceria con l'indirizzo. Per cui, visto che oggi eravamo proprio di strada di andare di là verso Vicenza, per cui ci siamo fermati in questa pasticceria e abbiamo preso queste mini frittelline molto buone. Non le abbiamo finite tutte, le abbiamo un po' assaggiate appena arrivate. Abbiamo preso crema, zabaione e uvetta e crema, molto interessante come gusto. Ho preso del formaggio, giusto una fettina di formaggio sul fresco, per cui niente di straordinario, l'ho già messo in frigo e ho ripreso le brigidine, sto leggendo da qui sotto, di Lamporecchio. Vi giro la videocamera e ve li faccio vedere. Ed eccoli qui, mentre nello scorso video vi avevo visto che avevo preso quelli macchiati di cioccolata, io li chiamo così, questa volta ho preso più i classici. Questi sono i classici all'anice, che sono di base, il prodotto è nato così. Poi ho voluto prendere anche questo agli agrumi, giusto per cambiare un po' di gusto, però come vedete sono semplici così. Come vedete qui nel sacchetto c'è scritto 5 euro. Io di questi brigidini di Lamporecchio, per curiosità, li ho cercati sul sito di Amazon. Vi devo dire che ho preso spavento da quanti soldi chiedono, perché ci sono confezioni di questi brigidini della Toscana che costano anche 10, 20, 30 euro. Vi dico che ho preso paura dai prezzi che ho visto, contando che io a questa manifestazione, c'è scritto, vedete anche nel sacchetto, per 5 euro me li hanno dati. Allora, io adesso, perché volevo chiudere questo video in questo momento, così domani mattina, in mezzo agli impegni che ho, volevo anche editare questo video, perché vi devo dire che domani mattina, oltre a avere in mente di editare questo video, avrei alle 8:15, dovrei parlarmi telefonicamente via WhatsApp con la ragazza del sito di Imperia perché ho dei problemi con il link, che è un link il link che mi avevano dato scade ogni 24 ore, per cui io volevo un link fisso, per cui mi ha detto sì, si può, però bisogna un attimino lavorarci su questo link, come crearlo, diciamo. Per cui domani mattina, se tutto va bene, alle 8:15 ho appuntamento via telefono, via WhatsApp, per preparare questo link fisso del sito Imperia. Così, se quando vi faccio i video, che spero che voi abbiate già visto il video della pulizia del bagno con il prodotto come principio, perché in questo momento so che l'ho registrato sabato. E così, se vi interessano i prodotti, potete andare direttamente sul mio link affiliato a prendere i prodotti.
Avon funziona bene come link, quello è a posto. Poi nel frattempo mi è arrivata un'altra proposta che la sto valutando e anche mi devo riparlare telefonicamente sempre domani mattina verso le 10 e un quarto con la ragazza che me lo ha proposto, di questo sito che vende prodotti con base aloe, bevande, creme, c'è anche del detersivo, più o meno integratori, per cui mi devo un attimino capire se provarci anche con questo sito, poi mi fermo perché altrimenti non ce la faccio a stare dietro a tutti, per cui diciamo che Avon è stata un po' complicata inviare la situazione perché mi ci sono voluti 3 giorni per avere il mio sito tra un discorso e l'altro, poi l'ho fatto a ore durante la giornata e dovevo avere tempo io, dovevo avere tempo la ragazza che mi ha insegnato come fare, per cui è stata un po' complicata la situazione di Avon, però per il fatto che mi ci sono voluti 3 giorni, però lì il sito è andato bene. Adesso praticamente per quanto riguarda Avon, se devo volendo acquistare una volta al mese su ogni campagna un po' di prodotti e io faccio il video, vediamo poi le vendite come vanno. Questo sarebbe per quanto riguarda Avon. Poi naturalmente se ci sono sconti che escono, questo e quell'altro, li devo pubblicare su Instagram, sulle storie, ma il discorso lì finisce lì. Per quanto riguarda Imperia è lo stesso discorso, anzi forse con il sito di Imperia, quando sarà inviato perfettamente, speriamo in domani mattina, mi andrà un po' meglio perché lì non ho una scadenza mensile, nel senso che ogni mese cambino campagna. Lì il sito è fatto così, per cui se un mese sì e un mese no voglio acquistare prodotti, è in base a io quando vedo prodotti che mi interessano per fare un video di fare l'acquisto in quel momento, per cui lì forse sono anche un po' meno vincolata nel dire che ogni mese c'è una nuova campagna nel vedere se ci sono prodotti che mi interessano. Però è tutto da vedere, ma anche lì, anche su Imperia, diciamo che la situazione è avviata, prendo i miei prodotti, ci faccio il video e vediamo anche lì le vendite come vanno. Poi adesso vediamo se mi interessa anche questo discorso di aloe vera, mettiamola così, per cui vediamo se mi interessa anche di questo, poi mi fermo perché altrimenti mi rendo conto che diventa troppo anche per me, perché mese per mese poi mi diventa che devo presentare qualcosa di questo prodotto, di questi marchi, giusto per vedere se i prodotti interessano a qualcuno di voi. E se riesco a fare qualche vendita durante il mese, ve la dico così chiara e tonda, per cui penso che se nel limite quella di domani mattina va in porto anche quella, poi mi fermo così, no, non mi guardo neanche più in giro se ci sono altre proposte, perché altrimenti, vista come me la vedo adesso, mi vedo che l'impegno diventa troppo e non ce la faccio a stare dietro a tutto, perché in conclusione, alla fine, volevo continuare a fare anche i miei soliti video, per cui un po' mi cambio mano perché ero stanca di tenere la macchinetta, un po' mi agevolano sul fatto che adesso ho qualcosa in più da raccontarvi durante i mesi, per cui non sono costretta ad aspettare le uscite beauty di Sephora, di Douglas, per cui tra Avon, Imperia ed eventualmente il sito, io lo chiamo dell'Aloe per il momento, potrei avere notizia di dar video da fare ogni mese su questi 3 articoli, per cui già 3 video al mese su questi prodotti sono già preparati, per cui uno per marchio, diciamo, e per cui da una parte mi agevola il fatto che sono meno ansiosa di dire per il prossimo mese cosa vi racconto se non ci sono uscite beauty. Con queste collaborazioni mi trovo meglio perché sono loro che ogni mese basta che guardi sul sito che decida cosa prendere, per cui visto che per me è un sito nuovo, sono prodotti nuovi, ho modo di presentarvi qualcosa di nuovo per me
E vediamo se anche a voi può interessare quello che io vi propongo. Poi, naturalmente, quando avrò anche il link di Imperia fatto bene, voi che entrate sui siti di Avo, di Imperia o di eventualmente anche quello dell'Aloe, vi prendete quello che più vi piace. Perché di base io, se anch'io poi faccio dei video di questi prodotti, è perché di base qualcosa mi scatta e mi ispira di acquistare quel tipo di prodotto. Ok. Ho chiacchierato anche oggi, per cui io adesso vi saluto per questo video e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!